Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Final Upgrade e per quanto quello che vedete qui potrebbe non essere molto stimolante, vi voglio dire, vi incuriosisco subito, che questo gioco per me è un mix tra Oxygen Not Included, tra Factorio e altri giochi, diciamo, di tipo spaziale e esplorativo. È molto molto particolare, vi racconto brevemente. Il gioco uscirà il 15 di settembre in Early Access e ci rimarrà almeno 2 anni, ma sappiate che prima di questa, diciamo, versione che sto provando ora, prima dell'Early Access, lo sviluppatore ci ha lavorato per 3 anni e mezzo, quindi fatto presumibilmente da una sola persona. Vi voglio far vedere il tutorial, io l'ho già giocato, ma voglio, così, giusto per farvi vedere un pochino come funziona il gioco, farvelo vedere, perché così vi mostrerò un pochino quello che ha da offrire il gioco. Fortunatamente questo tutorial non ha i tasti bloccati, quindi potremo anche divagare e andare su altri menu. Comunque, dovremo dare, diciamo, aiuto all'umanità per esplorare la galassia, e per farlo avremo bisogno di una fonte di materiali, quindi costruiremo una nave mineraria. Premiamo il tasto U per la costruzione. Vi faccio vedere subito. Abbiamo la nave mineraria, che è questa. Vedete che all'interno ci sono dei robottini che andremo a usare per scavare. Questa sarà la nostra stiva. E andiamo avanti, abbiamo la Miner T2, la T3, abbiamo la nave da commercio, la commercio T2, T3, la nave da costruzione T2, T3, il trasporto liquidi, il trasporto liquidi 2-3, il trasporto energia, il light fighter, il medium fighter, la battleship, quindi anche tutte le navi da guerra, la battleship quella grossa, la minor rocketeer, la great rocketeer, c'è veramente il mondo. E pensate che questi sono modelli, poi ci sono anche i modelli di stazione, la small station, la medium, la large, la hypercube, la hyperline, la full cube, la missile factory, shell production, ore production, stamper production, fabrication di vari dimensioni, la fuel station, la plastic play station, la refinery station, la power station. Tra l'altro, cosa in più, potete anche la pacifier. Vabbè, non avevo finito con le navi, cioè c'è veramente il mondo. Ma pensate che potete anche costruire manualmente i blocchi, quindi costruire i tubi, i blocchi di trasporto, perché in sintesi, se voi fate una nave da raffineria, dovete trasportare tutto all'interno di questa nave dal deposito, che è questo, fino a un raffinatore. Comunque io ho divagato, ma volevo appunto creare un po' di curiosità in voi. Facciamo build, la mettiamo qui, gli diamo la miner 1 indie, così la distinguiamo. Ora non abbiamo altre fonti di materiali, quindi paghiamo la terra per la costruzione. La costruzione della terra sta arrivando, infatti vedete che adesso la terra ha mandato le sue navi da trasporto, in cui ha sguinzagliato i suoi 8 robottini, che stanno prelevando dal deposito. Con lo scroll del mouse possiamo andare a ruotare su un asse soltanto, la visuale. Con l'F1 possiamo vedere tutti i tasti, che poi andremo a vedere nel corso del tutorial, però intanto vedete che stanno costruendo. Mi ricorda anche un altro gioco, Cortex Command, ecco quello che mi ricorda, come tipo di omini, insomma, però è molto diverso da Cortex Command. Allora, passi per la costruzione di una stazione nave, il core con l'iron, i muri usando diversi materiali, l'equipment con iron, gold, titanium, gold, composite. Aspetta la fine della costruzione, usa il più e il meno del tastierino numerico per accelerare. Infatti, qua in alto vedete che c'è un per uno, lo posso cliccare e andare ad aumentare la velocità fino a 4 volte. Ma ormai a dire che abbiamo finito, e solo la velocità è a mezzo perché il tutorial ci sta insegnando. Esamina la miner ship e premi continua. Ok, qua vedete che ci sono i muri per non permettere, e anche le botole, diciamo, forzate, dove può passare solo chi, diciamo, noi, cioè solo i nostri e non i robot offensivi, le batterie che contengono l'energia che alimenta tutta la stazione, il core e la dock station dove vengono messi in carica i robottini. Punta il cursore su ogni oggetto, insomma, premi l'Alt, infatti ci dà le varie statistiche di materiali, insomma, e così via. Ora dobbiamo trascinare questa energia sulle batterie e scegliere quanto acquistarne. Beh, abbiamo 900, quindi io adesso compro tutto.
start, la nave parte, perché ovviamente qui l'energia non ce la porta nessuno, parte e dobbiamo aspettare che torni e tornerà direttamente dalla Terra dove avrà fatto il pieno di energia. Dovremmo trovarla a breve con le batterie tutte completamente cariche, ad eccezione, vedete adesso io premo Alt, di queste gialle che hanno già comunque almeno un punto di consumato. Punta la nave e premi J. Ok, questi sono i settori esplorabili e qua inizia la parte interessante, perché ora andremo su Marte e inizieremo il nostro mining. Clicchiamo su Marte, la nave ora prenderà l'hyperjump e arriverà direttamente sul pianeta rosso. Scusate, sono andato troppo indietro. Clicca col tasto adesso sulla stazione, insomma sulla nave, vedete che si possono fare un sacco di cose. E clicca scan, noi spendiamo 100 megawatt di potenza, clicchiamo scan su Marte, ok, abbiamo scansionato, scusate che ho sbagliato, abbiamo scansionato, abbiamo trovato un asteroide, ok. Se tu reclami un territorio con un pianeta abitabile, la Terra inizierà la colonizzazione, continuo a sbagliare il tasto. La quantità di colonizzazione che tu puoi prendere è determinato dal location and control limit. Clicca la nave, ok, dobbiamo fare claim sector. Ok, abbiamo climato spendendo energia il territorio. La colonizzazione è iniziata. Ora dobbiamo costruire una stazione per l'estrazione, una stazione per la estrazione del ferro. Quindi noi abbiamo l'iron, lo estraiamo e lo facciamo diventare ferro. Per farlo però abbiamo bisogno di ricercare la tecnologia. Premo il tasto T, apriamo, vedete? Beh, voi dite, ma sì, dai, qualcosina. Ragazzi, ce n'è. Tra l'altro, se puntate una tecnologia, e ora prenderemo questa, l'Iron Extraction, e premiamo Y, vedete quello che ci va a sbloccare, lo stamper, il compositor, con le varie ricette, iron, copper, iron, l'extractor e così via. Clicchiamo sull'iron extraction tech e poi unlock e spendiamo uno dei due punti upgrade che abbiamo accumulato. A questo punto ci si è sbloccata la stazione, quindi costruiamo la stazione che piazziamo qui, iron extract. La chiamiamo così, indie, col suffisso sempre indie perché non si sa mai. Confirm the payment, ok, punta il cursore alla nave e premi J, premiamo J e andiamo in questo asteroidino che abbiamo scoperto. Intanto qua le navi arriveranno dalla Terra e costruiranno la nostra stazione. Ora davanti a noi abbiamo l'asteroide, clicca sulla nave, scan sector, scansioniamo questo e l'abbiamo scansionato. Ora clicca di nuovo claim sector, sì, lo facciamo nostro, e ora trascina, vedete che qua ci dà ore mine, le trascino. I robottini a questo punto si metteranno a lavorare, cioè vedete vanno, scavano. Questo gioco veramente è stata una sorpresa ed è uno dei giochi più sorprendenti che io abbia portato negli ultimi mesi. E devo dire, ho visto le immagini, io vedo tantissimi giochi ogni giorno a livello di immagini. Le copertine tante volte sono ingannevolissime, ma il gameplay è già un gioco del genere con un'interfaccia magari così, fammela vedere così, penso subito a un platform e non lo guardo nemmeno. Ho avuto la fortuna di approfondirlo un pochino, cioè di vedere meglio le immagini, e me lo sono procurato perché ho fatto bene, devo dire. Perché sono contento, non so quanto varrà, ma penso che un 15 euro, calcolando anche tutto quello che aggiungeranno, potrebbe anche valerli. Punta il cursore sulla nave e premi J, ora abbiamo scavato tutto, quindi premo J e clicchiamo su Marte, cioè ci ritorniamo indietro a Marte. Quindi l'hyperdrive usa energia, quello ce l'ha detto, quindi vedete adesso qua si sta caricando l'hyperdrive e ce ne torniamo indietro. Ok, siamo tornati qua dove vedete che intanto le cose della Terra vengono costruite. Aspetta la fine della costruzione, quindi acceleriamo i tempi, intanto ci guardiamo, continuo a sbagliare, ci guardiamo un pochino intorno, vedete che intanto qui sono stati costruiti, adesso ve lo faccio vedere, poi lo vedremo anche all'opera, questi raffinatori. In pratica qua sopra ci sarà il deposito dei materiali dove noi scaricheremo
l'iron che abbiamo raccolto. Questi conveyor, li chiamo così perché non so come si chiamano, nastri trasportatori, diciamo, prenderanno tutti i materiali sopra, che li finiranno sotto, intanto abbiamo vinto un punto upgrade, e verranno trasportati sotto e presi dei vari macchinari, che poi molleranno l'iron raffinato che verrà depositato qui. Stessa identica cosa anche qua, qua abbiamo un altro deposito di iron che scarica qui, prende qui, questi raffinano e buttano qua sotto, fine. Mi ricorda anche un po' Avorion per certi versi, cioè se Avorion avesse avuto a livello di produzione una cosa di questo tipo, anche se probabilmente ha qualcosa di simile ma non a questo livello, sarà sicuramente fantastico. Guardate queste navi Auler, insomma, da trasporto, dove hanno una mega stiva, tutte le batterie, possiamo vedere il livello delle batterie. Noi non siamo messi malissimo, ma neanche benissimo, perché batterie ne abbiamo consumate parecchie per conquistare, per, diciamo, claimare, reclamare Marte e il suo asteroidino a fianco. Tanto abbiamo quasi finito, sì, direi che abbiamo finito. Ora dobbiamo fare una cosa molto tattica, perché vedete che questa nave non ha energia, quindi prendiamo le batterie, le trasciniamo qui e gliene diamo un po'. Gliene diamo 3000, facciamo metà, dai. Ok, vedete che intanto le batterie si stanno riempiendo. Premi K, vedete, e qua con K vi fa vedere dove va la merce. Perfetto. Trascina le ore qui, qui. E ovviamente questo non verrà trasportato, ma viene portato con questa sorta di teleport, che ovviamente non andrà a riempire questa stiva qui, perché con la velocità a cui va il nastro trasportatore riesce già a portarla via. Adesso acceleriamo, ma vedete che intanto abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Intanto vediamo, vedete che sta lavorando, stanno raffinando, ok, stanno raffinando. E stanno anche a breve butteranno giù, vedete che stanno già arrivando i primi blocchi che vengono buttati giù. Perfetto. Il metodo più efficace di raccogliere minerali è il planetary. È possibile raccogliere dai pianeti nelle location reclamate. Trascina l'iron ore dal... Ok, ci si è aperta questa finestra, che in pratica sono i depositi che ci sono su Marte, e abbiamo il copper, il nickel e l'oro. Trascino e glielo porto lì. Ok, lui cosa fa a questo momento? Prende e se ne va. Va sul pianeta Marte, recupera e porta qui. E a questo punto andremo a riscaricare di nuovo. Ora, quello che noi andremo a imparare... Beh, ci saranno dei depositi, appunto, vedete varie stelle. Più stelle ci sono, e migliore la qualità. Quando noi avremo, diciamo, finito questa operazione, ci accorgeremo che l'operazione è redditizia, perché alla fine trasciniamo e facciamo tutto. Infatti il gioco adesso ci insegna a automatizzare questa cosa creando le famigerate roots. Quindi premiamo F, premiamo iron, qui vedete tutti i materiali, diamoci un'occhiata: l'iron, il copper, il carbon, carbonio, silicio, nickel, titanium, ci ha aggiunto una marea di roba, ci ha aggiunto, parte già con una marea di roba, il silicone, no, silicio, scusate ancora, silicio, tutta la roba raffinata, le parti meccaniche, e qua è factorio alla fine. Clicchiamo su iron, a questo punto ci dà Marte e l'asteroide, abbiamo il deposito su Marte, a questa che dovrebbe essere, io presumo, la domanda della stazione, quindi trascino, fine, premi ESC due volte, torniamo qua e a questo punto clicco col destro Autologic e poi gli dico setta alla mining or root, perché poi c'è la root sulla raccolta di liquidi, sul trasporto di energia, sulle trade per commerciare, quindi mining or roots. Abbiamo fatto. Costruiamo ora una nave da commercio. Premiamo M, clicchiamo sulla terra perché torniamo lì, premiamo U come abbiamo fatto prima. Perché la nave è qui adesso? Vabbè. Premiamo Ships, andiamo su Trader, Build menu, Build, piazzo qui. Ah, con la R possiamo ruotarla, ma io mi piace così. Trader 1, Indy. Così almeno andiamo avanti a costruire quello che ci interessa. Ora,
la Terra ci sta dando supporto, supporto che comunque paghiamo profumatamente, intanto stanno... ora dovremmo capire come dovremmo comprare dell'energia, sì, usando l'energy trade, quindi acquistare energia dalla Terra perché non abbiamo una nave che gli può dare energia. Poi dovremmo fare in modo anche di avere magari una nave che commercerà energia per le navi che abbiamo in giro, per i settori, perché se no, se siamo in un settore, cioè un pianeta, un sistema solare sconosciuto, non avremo energia. Quindi va bene. Allora siamo a velocità mezzo, andiamo a 1. Ok, abbiamo quasi completato. Questo qui è un trasporto liquidi, se non ricordo male. Tank T1, questa è una batteria. Questi sono i robottini. No, robottini non ce ne sono qua. Vabbè, move the trade ship su Marte, quindi premo J e clicco su Marte. Ormai il gioco non mi dà più supporto, quindi direi che stiamo iniziando ad accumulare un po'. Ok, eccola qua. Vendi iron alla Mars Colony. Vendi iron drag and drop dalla stazione. Quindi io prendo questo che è iron, vedete, perché qua è iron tutto rotto, che sono i frammenti. Prendo lì. Costo. Ah, me lo vendono. Ok. Ok, aspettiamo. Aspettiamo che mi mandino, mi riempiano la stiva. Perfetto, no free space. Ora clicca e trascina. Ah, 300 me l'hanno venduto, lo rivendo a 900. Sì, perché in pratica questi sono i depositi planetari e queste sono è la colonia. Perfetto. Cioè in pratica noi abbiamo colonizzato Marte, abbiamo creato una colonia. È un po' un concetto un po' astratto, cioè abbiamo colonizzato, la Terra ha colonizzato Marte e noi raccogliamo dagli asteroidi, trasportiamo qui, raffiniamo e rivendiamo a Marte. Ah, ok, ok. Va bene. Tanto qua stanno sta... Ok, no, ok. Boh. Allora, sì, va bene. Click on the event icon. Ok, infatti qua ci sono degli eventi. Qua vedete che ci sono tutte le cose che succedono. Ok, allora cosa dice? Collect the payment. Quindi abbiamo venduto l'iron. Raccolgo e chiudo. Perfetto. Automatizza premendo F. Root. Prendo l'iron. Trascino. Ah no, alla Terra li ha venduti. Quindi io prendo da qua, supply, e vendo alla Terra. E poi... Ah, ok, se in pratica poi la route finisce, io gli riclicco di là. No. Click on the trade route. Ok. E non riesco a capire questa cosa qui. Cioè, in pratica... Se clicking and dragging. Boh. Vabbè, rifacciamo. Allora prendo questo. F. Iron. Da lì a lì. Vedete che tira? Lì. Ok, è possibile riposare cliccando e... Ah, ok. Da qui a là... Scusatemi, ma lo rifaccio perché questa cosa non mi riusciva nemmeno prima. No, vabbè, adesso mi sta facendo rifare nuovamente la stazione. Però direi che, insomma, qualcosina abbiamo visto. Ovviamente io mi tengo lì il tutto per eventualmente proseguire la prossima volta, perché in pratica adesso io ho riavviato lo step. Infatti qua mi fa ricostruire la nave.
Quindi in conclusione, così non doverlo rifare, insomma, e magari ripartiamo la prossima volta senza un tutorial, se vi piacerebbe vederne un altro, faccio vedere che qua c'è le root, vabbè, le root già esistenti non mi pare si possano vedere. Le navi e le stazioni che abbiamo, ah ok, ci ha resettato tutto lo step, quindi dobbiamo ricreare la nave, ok, il tutorial è un po'... Ma devo dire, a parte quest'ultimo problema, probabilmente non ho capito io. Comunque, qua abbiamo il tech tree, quindi abbiamo un sacco di cose, ci si muove col VASD, questo mi sono dimenticato di dirvelo, guardate dove si raffina tutto, electrical shell, qua in alto c'è roba naniti, missili, missilistica, qua sotto abbiamo raffineria, stamper, l'evoluzione direttamente dei mezzi, vabbè, schemi di produzione, quelli che abbiamo al momento, perché credo che altri non ce ne siano, blueprint, quello che abbiamo visto prima, build menu, vedete, possiamo costruire manualmente il ship core, il wall segment, i tubi, le pipe, robot dock station, le batterie, insomma, e calcolate quanta roba ha adesso, e il gioco non è ancora uscito primo e rimarrà in early access con aggiornamenti ogni due anni, per due anni, quindi, e le resource zone che abbiamo già visto nella nostra, scusate qua, cliccando su resource zone ci fa vedere quali, poi possiamo aggiungerne o ridimensionarle, un po' come le stockpiles. Ok, qua abbiamo, vabbè, tutti gli eventi che succedono, tutte le parti del tutorial completate. Allora, io niente, mi scuso se in passato io ho trattato qualche gioco e magari capiterà ancora, ho trattato qualche gioco con superficialità. Questo gioco ho cercato di portarlo nel modo più completo possibile, cercando di farvi vedere quello che è e portandovi quello che io stesso, vedendolo, ne sarei intrigato, insomma. Quindi io sono intrippatissimo. Ora attendo un vostro parere, se siete arrivati e avete la pazienza, avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto del video, vi invito a lasciare un commento qua sotto in descrizione. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!